c'è Kanté nei sogni di Antonio Conte. Il francese è il centrocampista che, più di ogni altro, il tecnico vuole per migliorare il centrocampo dell'Inter. Esperienza, leadership, abitudine a vincere e caratteristiche uniche che abbinano corsa a costruzione. Kanté e poi Arturo Vidal, con loro, secondo l'idea di calcio di Conte, si può puntare a vincere. Fin da subito. Per accontentare il tecnico l'Inter è pronta a sacrificare Marcelo Brozovic, così come Christian Eriksen. Conte non ritiene Eriksen un elemento centrale nel suo calcio. Troppo pigro, poco incline alla fase di non possesso, ma allo stesso tempo sprecato in regia, dove le sue doti al tiro andrebbero praticamente perse. L'Inter segue le indicazioni del proprio allenatore ed è pronta ad ascoltare offerte per Eriksen. Il problema è che, ad oggi, proposte concrete per il danese non c'è, ne sono. Neanche dalla Russia, da dove sabato Alexander Medvedev, CEO dello Zenit, ha smentito seccamente le voci sul danese a russian.rt.com. Non voglio nemmeno perdere tempo per parlare di questo. Le persone vivono in una sorta di mondo virtuale, a quanto pare giocano a quei videogiochi manageriali dove si deve formare una squadra. Una plusvalenza, in caso di addio, sarebbe scontata, in quanto Eriksen è stato acquistato lo scorso gennaio dal Tottenham per poco più di 20 milioni, con ingaggio da 7,5 milioni a stagione. Ora, nonostante le difficoltà trovate in nerazzurro, il suo valore è nettamente superiore. Serve in ogni caso un'offerta importante, anche uno scambio che possa portare a Milano un elemento più gradito a Conte. Non con il Chelsea però. I Blues non pensano ad Eriksen e per Kanté vogliono solo cash. Bisognerà trovare, e presto, una soluzione. La telenovela legata ad Arturo Vidal sembrerebbe vicina alla conclusione. Dalla Spagna sono certi. Decisione definitiva. L'Inter non smette di pensare ad Arturo Vidal, obiettivo principale nel calciomercato estivo per la mediana nerazzurra insieme a Kanté. Se per il francese l'affare sembrerebbe in salita, il cileno è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Le ultime dalla Spagna. Un rinforzo richiesto a gran voce da Antonio Conte che nei prossimi giorni dovrebbe essere accontentato. Arturo Vidal non è mai stato tanto vicino all'Inter, vista anche la volontà di Koeman di non puntare sull'esperto nazionale cileno. Secondo Mundo Deportivo, il centrocampista avrebbe deciso di rinunciare allo stipendio del 2020-21 pur di lasciare i catalani e tornare alla corte di Conte. Come svelato da RAC, uno lo stesso cileno potrebbe volare già nella giornata di oggi in Italia trovando un accordo definitivo. Conte non vede l'ora di riabbracciarlo dopo tantissimi anni. La fiscalità italiana, in caso di almeno 2 anni di contratto, favorirebbe inoltre il giocatore nel recuperare l'ingaggio lasciato a Barcellona. La proposta nerazzurra è proprio quella di un ricco biennale, con la formula per l'acquisto del cartellino che potrebbe essere simile a quella che ha portato Rakitic al Siviglia. L'Inter, come raccolto da calciomercato.it, ha già fissato le visite mediche di Vidal che si svolgeranno lunedì alla clinica Humanitas di Rozzano e al CONI per i test di idoneità. Prestito da 1,5 milioni più una cifra simbolica raggiungibile attraverso alcuni bonus. Non è da escludere, come anticipato, che Vidal possa rescindere e arrivare a zero in nerazzurro.